Amici trader, buongiorno. Oggi è il 15 di gennaio, 23 del mattino alle ore 23 in Italia, 6 del mattino in Europa e in Bali. Andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele daily, cambio della candela. Vediamo che stamattina abbiamo l'IPC annuale mensile della Regno Unito, che vedete qua, che rimane invariato. Poi dobbiamo aspettare il pomeriggio per vedere il discorso di autunno del Regno Unito e poi l'APP mensile che è positivo sulla dollaro americano e le scorte di petrolio. Vedremo oggi la situazione come sarà. Partiamo ai grafici. Euro dollaro, vedete che ieri, come potete vedere, ha fatto un doppio massimo, che vedete che ve lo sto segnando questo. Vedete che qui c'è questo doppio massimo, triplo massimo che è stato fatto a 11.500 e poi ha fatto la stessa cosa qui. In questo minimo importante, vedete che c'è una candela, possiamo dire outside ribassista. Al momento le medie sono basse parallele, per il momento è un G2 che è in chiusura, per il momento aspettiamo di vedere la ripartenza, è inutile entrare a mercato ora. Sulla sterlina, eccola qua la sterlina che lei ieri ha fatto una candela positiva dopo aver, guardate, qui toccato la media 55, vedete che la media 55 qui ha fatto da supporto, ha respinto l'attacco. Per il momento andiamo a vederlo in H4. Vedete che per il momento però il trend, se guardiamo le medie, rimane ancora qui, sembra che ci sia un incrocio al ribasso. Vento c'è poi questa media 600 che sta facendo da resistenza. Media 600, che vado a mettere qua, eccola qua, la potete vedere che ve l'ho fatta vedere. Qui, attenzione, andiamo a vederlo al momento in H4 per vedere com'è la situazione in H4. E in H4 vedete che questo G2 che è partito qui, vedete che adesso potrebbe esserci il G3, vedete che qui è chiuso il G1, il G2, e questo è un G3 al ribasso. Per il momento qua non farei niente, aspetterei veramente la chiusura del nostro ciclo 4, perché non ci sono le certezze per il momento per poter entrare sulla sterlina. La sterlina che secondo il mio punto di vista al momento rimane incerta. Vedete che preferisco aspettare prima di fare qualsiasi cosa. Passiamo al dollaro yen. Eccolo qua il dollaro yen, un dollaro yen che ieri ha fatto un nuovo massimo, vedete che ha fatto i 110-221, come la situazione. Qui la media 600 ha respinto l'attacco, qui abbiamo una pin bar, attenzione, trend, questo che è un G4 che è in, vediamo che è partito qui, questo ha fatto il mezzo ciclo, la 21, però potrebbe essere anche la partenza di un G1, vedete, per il momento mettiamo qua il G1. Dovrebbe essere la partenza. Per il momento qui non faccio niente, aspetto perché non ho per il momento non vedo la sicurezza di poter entrare. Non so se è ancora G4 o G1. Per il momento metto G1 per vedere che potrebbe essere la 21ª candela. Comunque il trend di fondo, vedete che quello che è partito qui rimane ancora al rialzo. Vedete che qui abbiamo la nostra, possiamo metterla qui la nostra linea, scusate se lo faccio così, guardate che se metto così, vedete che qui abbiamo come un canale, vedete che questo canale lo posso mettere, vedete che siamo all'interno. Per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede sul nostro dollaro yen. Per il momento non faccio niente, questa pin bar potrebbe anche, se rompe la media 600, chiude sopra, potrebbe andare a prendere i 110, 608. Per il momento aspettiamo. Il dollaro canadese che lui sempre in un G4, guardate come la media 600 ha fatto da resistente, ha respinto 1, 2, 3, 4 volte l'attacco. Vedete che qui non c'è ancora l'incrocio, per il momento aspettiamo. Potrebbe andare a prendere questo 1,31,154 o questo 1,31,406. Per il momento aspettiamo, non facciamo niente. Sull'Australian dollaro la situazione, come potete vedere voi stessi, qui le medie sono piatte,
Attualmente è chiuso anche qui con una candela, pin bar. Veramente anche qui non facciamo niente, non ci sono, per mio giudizio, le condizioni per poter entrare. Anche qui siamo in attesa di vedere che cosa succede. Per esempio, sulla storia dollaro bisogna fare molto attenzione. Poi sull'US dollaro, eccolo l'US dollaro, vediamo com'è la situazione. Vedete che siamo in un G2, dove al momento siamo sempre tra questo 12,36 e questo minimo che ho fatto segnare a 12,18. Per il momento siamo in un trend di fondo, vedete, se lo guardiamo, trend di fondo è ancora rialzo. Qui però abbiamo fatto questa media, siamo in un periodo di ribasso. Per il momento aspettiamo, non facciamo niente, meglio attendere. Passiamo al gold. Gold che ieri, vi ricordate, avevo detto, attenzione, potrebbe andare a prendere i 1532, è andato a prendere quasi i 1550 Fibonacci, 1536 è il minimo che ha fatto. Per il momento anche qui è chiuso con una pin bar, ci potrebbe essere una ripartenza. Attenzione, perché è un G1, per il momento il trend rimane ancora sotto. Io aspetterei di vedere cosa fa su questo supporto qui, molto importante, a 1523, qui che vorrei vedere se il nostro come si chiama, oro su quest'area, vedere che cosa farà. Per il momento trend rimane, per il momento di fondo long, è un G1 in chiusura, inutile entrare a mercato. Poi il petrolio che lui, vedete, ieri continuato la sua discesa, si è fermato proprio sul forte, sulla media, come vedete qui, 5 350, eccola qua, no, media 200, scusate, vedete che si è fermato sulla media 200. Per il momento anche qui vedete che questa media 200 sta tenendo molto bene il prezzo. Per il momento oggi, attenzione, ci sono le scorte, trend rimane ancora a ribasso. Per il momento aspetterei prima la chiusura del G4, prima di entrare a mercato, è inutile fare una partenza a mercato ad ora. Andiamo a vedere anche le cripto Ethereum. Guardate ieri cosa ha fatto Ethereum, questo bellissimo candelone è entrato a mercato. Questo potrebbe essere la partenza. Se lo guardiamo, attenzione, questo minimo è un minimo molto importante. Vedete il minimo fatto segnare qui, è un minimo importante. Adesso potrebbe andare a prendere la media a 175, la media 144, e andare a 184. Per il momento il minimo fatto registrare il 18 di dicembre sta tenendo, e per il momento suggerisco di aspettare. Per il momento siamo entrati long e aspettiamo, l'unica operazione che al momento ho in attivo. Poi il DAX ieri ha fatto la candela negativa, ha rotto il minimo della candela precedente. Sul DAX, attenzione, un G3 che dovrei adesso andare in chiusura. Per il momento non ha proposizioni, aspetto di vedere che cosa succede. Sul Dow Jones, la musica, come potete vedere, ieri è andato al rialzo, siamo a 28.982. Per il momento anche qui aspettiamo di vedere, siamo in un G4, attenzione, perché adesso dovrà sicuramente chiudere. Il Nikkei, la musica, eccolo qua il nostro Nikkei, un istante, di vedere che sta caricando, mi dispiace di questa interruzione, a volte. Qua, ritorno sul Nikkei, eccolo qua, Nikkei che continua a 24.010, potrebbe andare a riprendere 24.186, siamo in un G4. Per il momento non entro a mercato, non faccio nessun long, aspetto e basta. Poi termino con il copper che ha fatto una candela positiva, 2,86 al rialzo, G3, non entro a mercato, aspettiamo per la chiusura del G4, inutile fare qualsiasi operazione. E sul gas, eccolo qua il gas che continua a essere sempre in negativo. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti buon trading e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.